nell'episodio precedente. E lui però, oh cazzo, c'ho dei riflessi assurdi. Comunque in veterano, ragazzi, secondo me in parte è più semplice giocare, perché se usi armi come questa. Bentornati ragazzi, questo è Epni e benvenuti in un nuovo video del Road to Commander. Allora, oggi usiamo un'arma che nel Road to Commander praticamente non abbiamo praticamente mai visto e mai usato, perché l'ho appena sbloccata, ed è l'AMR, che così di prima vista sembrerebbe uno SCAR, ma in realtà è tipo un mitraglione con 700.000 colpi. No, non ha 700.000 colpi, ma ne ha comunque tanti, ve l'assicuro. Aspetta, questo me l'ha spiegato. Oh no, what the... Com'è che uno può buttare una scossa elettrica nell'acqua e non succede niente? Questa la voglio sapere. Brutti creatori della Treyarch. Allora, fermi tutti un attimo. Abbasso il volume della play. Ok. Cioè, insomma, dello schermo. E giochiamo. Allora, siamo al 44. Mancano solamente 11 livelli. In questi giorni ho messo tanti tipi di video, partendo da zombie a Minecraft a Happy Wheels. E diciamo, il Road to Commander non è stato trattato per una settimana buona, si può dire. No, dai, forse una settimana no, però 5 giorni tutti che non metto un episodio del Road to Commander. Quindi era giusto metterlo, almeno oggi, visto che comunque sempre con 2 video al giorno cerco di mettere un po' tutto e cerco di accontentare un po' tutti. Allora, voglio sbloccare al 46 lo Scorpion Evo, perché è la mia mitraglietta preferita. Lo era sin da quando giocavo in Aimnino, l'account Aimnino era quello mio principale. E ancora non siamo riusciti a sbloccarla, ma sono dei pezzenti. Cioè, è un anno che vado avanti in questo Road to Commander e ancora non l'ho finito. Stai dicendo poi, Steppi, finisci la serie, puttana Eva! C'avete ragione, però devo fare un po' tutto, ovviamente, perché il mio canale si basa un po' su tutto! Double kick, quest'arma comunque è fortissima, eh. Cioè, è la prima volta la uso, però da quanto vedo scioglie la gente. Ma scioglie la gente davvero, eh. Poi è molto precisa, molto più precisa di quanto pensassi. Ovviamente io ho scelto quella che aveva più danno di mitragliona leggera, perché ho detto, minchia, se devo povnare col cazzo prendo, boh, una di quelle altre che faceva un danno, boh, minimo. Tipo, venivamo colpiti come se fossero pallini di paint soft ball, come cazzo si chiama? Di soft, non di soft air, di paintball, di paint soft, di paint shot. Insomma, avete capito, quelle lì, le guerre simulate con la vernice. Non l'ho mai fatta, io ho giocato a soft air tempo addietro. Un po' dietro d'estate, soprattutto con Tano e Botta, ma tempo fa, ragazzi. Si parla di abbastanza tempo fa. Ho 75 colpi, dove pensa di scappare? Pensava di scappare al mio caricatore di 75 colpi con 250 di riserva? Ciao! Non puoi sfuggire alla morte. La morte arriva quando è il destino a decidere. Quindi tu dovevi morire. Come io dopo sono dovuto morire dal tuo amico del cazzo che c'aveva un maledetto cecchino. Però ci sono dettagli. Sciogliamo la... No! Vedete? Qui il destino ha voluto che io buttassi la scossa dentro. Invece ho pensato, posso buttarla fuori o dentro? Io ho detto, vabbè, buttiamola dentro. Se faccio qualcuno mi uccide. Se la buttavo fuori, probabilmente facevo altre 2 uccisioni. Ora, quello lì, la morte, gli ha detto, dai, resta qui, figlio di puttana, resta a morire. Granata. Le mie granate sono epiche, ragazzi. Io ve lo giuro, ho fatto talmente tante kill di granate in questo Call of Duty che forse supero quelle di quelle fatte col coltello. Lo supero il numero, di sicuro. Ne ho fatte davvero tantissime, soprattutto quando uso la doppia granata esplosiva equipaggiata, insomma il bonus mina vagante, mi sembra si chiami, dove puoi tenere 2 granate primarie. Poi lì sì che devastano le granate, poi ne tiro 2, faccio il multipla, uccido tutti. Allora, c'è un pazzo lì che sta sparando e un altro sta sparando di qua. Prima uccidiamo quello lì e poi... Oh, ma la mira? Non l'ho lasciata? Lasciata sul comodino! Cazzo, potevo fare una tripla lì, però non sono stata abbastanza sveglia, anche perché comunque... Cioè, è una mitragliona enorme, ci si muove abbastanza male, però... Insomma, c'è di peggio. Ah, guardate lui, mentre c'è tipo le peggio onde, sta nel mezzo, grandissimo. Posso passare, dici? Sì. Si può passare. Aiutami, pazzo, non mi fare morire. L'ha ucciso? Sì, l'ha ucciso. Ok. Sono tutti qua giù accamperati. Uscite un attimo, Dio bo... Dio buono di Dio! Dai. No, ho sbagliato. Comunque è tanto comunque anche che non gioco, non so se si vede, infatti sto facendo un risultato abbastanza di merda, 12-8, 0 catturate, una difesa, sto giocando alla buccia. Quello lì mi tira il bazooka in faccia e io riesco a salvarmi così, perché sono un cazzo di burgers, bro. Bam, già sfortito a Mr. Damn. Mr. Damn. Comunque ragazzi, per quanto riguarda FIFA, sì, è totalmente inutilizzabile perché non funziona più.
E in compenso però ho avuto un'idea che più che altro mi è stata data da un ragazzo di voi, che riguarda un torneo. Allora, l'idea non si svilupperà ancora, però giusto questo è un accenno che vi voglio dare, perché può darsi che succederà tra un po'. Allora, mi ha detto questo ragazzo che in passato lui ha organizzato tornei in generale su vari giochi, come anche poteva essere un gioco di calcio. Mi ha detto che spesso e volentieri la gente, insomma i giocatori, sì, danno la disponibilità per giocare, però poi alla fine o si tirano indietro, o non hanno tempo per giocare la partita, o non hanno voglia di giocare la partita, eccetera. Di conseguenza, per risolvere questo problema, c'è un semplice fattore, che comunque alla fine può anche, sì, dare, da un lato dare i suoi lati positivi, scusate la ripetizione, però dallo stesso lato darne anche negativi. Allora, quello di cui vi sto parlando è di mettere, diciamo, una quota di pagamento per l'iscrizione al torneo. Ora direte, ma che cazzo sei, Stepri, un negozio per, che organizza tornei? No, ragazzi, non sono un negozio. Però, pensateci bene, un giocatore che paga per giocare un torneo, ovviamente non si tira indietro poi quando sta a lui giocare, perché se ha giocato la somma, bene, si mette la regola che quando si ritira lui perde la somma che ha già versato e perde anche la partita. Insomma, è una cosa un po' da coglioni farlo. E di conseguenza tutto il diciamo tutto il ricavato che verrebbe poi da tutte le iscrizioni verrà devoluto nel premio finale che solamente il vincitore del torneo riceverà. Ad esempio, se siamo 16 persone e mettiamo, non so, 1 o 2 euro a testa, il vincitore potrà scegliere un premio che io, diciamo, mi occuperò di acquistargli a sua, ovviamente, richiesta e spedirgli a casa sua con i soldi che comunque sono stati raccolti da questo torneo. Non mi sembra una brutta idea. I lati negativi sono quelli del fatto che c'è bisogno di fare questo pagamento per l'iscrizione, e essendo il modo più sicuro di questi pagamenti PayPal, anche per le quote più basse, il problema sarebbe anche quello dell'euro che la ricarica PayPal toglie ogni volta che si effettua una ricarica. Cioè, invece, se fai una ricarica di un euro ne devi pagare due, in poche parole, perché funziona così. Loro per il servizio ti offrono, cioè loro per offrirti il servizio richiedono un euro di pagamento. Un euro esagerato, però su cifre enormi non ci fai caso. Mentre se devi pagare un euro per iscriverti ne devi pagare due perché loro ne vogliono uno in più, insomma ti gira un po' le palle. L'unica, e l'altro invece l'aspetto, e sarebbe l'unica cosa negativa secondo me. L'aspetto positivo è che la gente non si ritira dal torneo e quindi partecipa. Il vincitore riceve anche un premio e così si ha magari più competizione e, diciamo, partecipano solo coloro che si ritengono, diciamo, abbastanza bravi per poter sostenere un torneo con addirittura un premio. Ora, questa, ragazzi, è solo un'idea, come vi ho detto, però si può benissimo realizzare, sempre se voi volete, ovviamente, io non è che mi metto a realizzare le cose a caso. Se voi mi date la disponibilità per farlo, io lo faccio davvero volentieri. Tanto, non potrei neanche partecipare, mi sa, a questo torneo, perché ora come ora non ho... Cazzo! LOL, cosa sto facendo questo? Perché non ho FIFA, non mi funziona, quindi non potrei neanche partecipare. E sareste voi i diretti protagonisti, i diretti interessati. Fatemelo sapere magari nei commenti, se siete d'accordo, se vorreste, cioè se potenzialmente partecipereste, scrivetelo senza alcun obbligo di niente, cioè lo scrivete liberamente, io giusto per prenderne atto, diciamo verbalmente, si può dire così, dai. E niente, questa è una cosa che volevo dirvi abbastanza importante. Poi in questi giorni vi ho anche scritto che forse vado a comprare un giochino che si chiama Lucius. Già ve l'avevo proposto in passato, però non l'avevo trovato, non l'avevo comprato. Guarda questo camperone di merda. Pato do Brasil. Tua mamma do Brasil, fio potene. Stiamo vincendo, sì. 26-13, sto pure facendo una partita discreta. Che è successo? Mi sono drogato. Steppi drogato. Dov'è? Bastardo, sono qui dentro, sai. Eccolo qui. Maledetto tu sia. Bam! La feed. Bene, uscite. No, comunque quest'arma davvero ve la consiglio, eh. È buona davvero, molto molto buona. Hamr full automatico. Proprio voto di quest'arma 8. Molte munizioni. Precisione discreta. Movimento pessimo, però quello si va detto. Ratio di fuoco nella media, dai, nella media. Scontri alla distanza più forti degli scontri avvicinati. E boh, che altro dire? Basta, penso che questo sia tutto. Allora, cazzo di Buddha, guardate quanta roba c'è lì, sì.
Pensi di colpirmi con i tuoi 54 di merda? Beccati questa in faccia, sai. Boom! Niente. Cosa vedono i miei occhi? RPG like a bros. Venite. Spacco faccia. Boom! Non l'ho preso. Come ho fatto a non prenderlo? Ah, ecco, Betty distrutto 175, poi guarda là. Come si sale velocemente in questo gioco. Dai, voglio arrivare al 46 e poi faccio un gameplay con lo Scorpion. Anzi, se mi piglia la voglia, vai, salgo di livello. Il prossimo Road to Commander, che non so quando sarà di preciso, ve lo faccio con lo Scorpion Evo. Vi faccio vedere come devasto. Mi sa che questa partita... Eh sì, è finita. Allora, ragazzi, questo video di oggi è terminato. Il risultato è di 32-14 con un'arma che non avevamo mai usato fino ad oggi. Arma che comunque, vi ripeto, ritengo positiva. Io vi invito a lasciare un bel mi piace per insomma farmi sapere che questo episodio vi è piaciuto. Lasciare un commento relativo a quello che vi ho chiesto nel video è molto importante. E se non l'avete fatto, beh, iscrivetevi perché merita. Bene, Stepney, buoni!